Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Io nel mentre mi bevo il caffè vi lascio un piccolo spezzettone che ho registrato ieri sera perché io mentre ero al lavoro il CRI è andato all'Eurospin a prendere due cose, quindi vi lascio il video e ci vediamo dopo. Allora, iniziamo subito dal bere, scusatemi ancora per le luci davvero. Due casse di Coca-Cola di Acqua Blues che l'abbiamo scoperta, raga, è buona davvero. Una di Coca-Cola, poi, cioè, mi ha preso anche i detersivi, bravissimo. Elimino odori della Dexal, questo qua della Sì, lavatrice. ho preso due cose oggi. Bravissimo, due cose, sì, più o meno due, sono mille. Candeggina della Dexal. Allora, cominciamo. Questo è il cartone, una confezione della Lenda di burro da mezzo chilo, uno di spaghetti, questi qua della Tremolini, poi due confezioni di grana padano DOP, queste qua della Pascoli Italiani grattugiato e sono 200 grammi a confezione. Poi una passata rustica, questa qua di pomodoro da 680 grammi. Allora, due di Fontina, meno male perché l'avevamo finito, bravo che te lo sei ricordato. Due confezioni da 250 grammi l'uno. Un sacchetto di limoni, questi qua. Sottilette, queste qui, le fettine di formaggio fuso, ce ne sono all'interno 16, sono molto buone ragazzi, anche nei risotti. Almeno mio suocero li mette nei risotti e sono buoni. Questo Professional Key Rose, questo sarà una cosa sua perché non me ne intendo, ragazzi. Praticamente c'è scritto 31 bussole, vabbè. È come te. Questi qua che non me ne intendo, comunque ha preso questi. Poi una confezione di mozzarelle, queste qua è quelle che prendiamo di solito, non con la carta blu ma con la carta verde della Land, queste sono 4 da 125 grammi. Ha preso la panna, bravissimo, che era finita, questa qui panna da cucina UHT, 200 ml a cartoncino e ne ha prese due. Una confezione di panciottini della Tremolini alla mozzarella e prosciutto. Questi sono molto buoni, anche se preferisco quelli dell'MD, però sono buoni anche questi e ce ne sono all'interno 4 pezzi. Poi pasta, questa qua, i tortiglioni della Tremolini, 100% grano italiano. Poi come affettato, allora, prosciutto cotto, un altro di prosciutto cotto. Poi ha preso lo speck e un altro di speck. Ah, e poi anche il salame, questo qua, fresche fette, salame Milano da 100 grammi, che adesso mettiamo subito in frigo. Un'altra confezione di panciottini, come prima, qui sempre al pomodoro e mozzarella, non mi ricordo gli altri com'erano, comunque questi sono così. Gnocchi, questi qua che in tantissimi di voi mi dite che quando... Da quando mi seguite nei video spese Eurospin li comprate anche voi, bravi, perché sono davvero buoni. Gnocchi di patate della linea Amo Essere senza glutine e sono due pacchettini. Ha preso due di questi, quattro pacchettini. Poi ha preso una di questa qui. Questa è costata 5,30 ed è il macinato scelto. Raga, l'Eurospin si può dire che è aumentato, amore. 5,30 il macinato? Non lo so, io ne ho presi due, non ho neanche guardato i prezzi. No, uno ne hai preso di macinato. No, hai preso un macinato a 3,49, una salsiccia di suino e poi hai preso le tue cotolette preferite, queste qua, e le milanesi di suino. Queste ti piacciono tanto al CRI. Poi un altro, quindi erano tre Fontina. E per finire il cartone, due confezioni delle sue piadine preferite, queste della Tremolini. Raga, queste non solo salate, ma anche con la... È un bel po' perché con la storia che io lavoro, lui lavora, non ci troviamo mai, stavolta è andato lui, è veloce.
Piadina, romagnola, IGP e la rimanese con olio extravergine di oliva. Buonissime, ce ne sono all'interno tre. Ho appoggiato un attimo qua, intanto ho messo su la maschera sui capelli, mi si vede anche a me lì dietro. Non voglio abbassare troppo l'inquadratura perché ho una canottierina comoda per stare in casa, ma scollatissima e non vorrei fare danni e denudarmi. Allora, mi è arrivato finalmente in questi giorni, vi voglio mettere dritti, spero che siete dritti, ok? Mi è arrivato in questi giorni, ve ne parlo sempre in questi vlog, da-dan! Praticamente è il nuovo phone famosissimo su TikTok, vi lascio giù nell'info box il mio TikTok, così se non mi seguite vi aspetto anche lì. Raga, è l'imitazione del Dyson, è costato 50 euro, l'ho pagato con il contrassegno, con la spedizione gratis, 50 euro tondi. È arrivato il corriere proprio, l'ho lasciato 50 euro ed è 5 in 1. Io l'ho già aperto, come vedete, e vi faccio vedere come si presenta. Già come si presenta, io sono super innamorata. Voi ovviamente non vedrete in questo vlog l'utilizzo perché lo vedete nel video di venerdì, che non so quando è per voi, ma penso che venerdì sia domani per voi. Comunque, venerdì lo vedete, venerdì. Questo è il phone, raga. Cioè, io sono super innamorata del colore. Speriamo che non sia una cavolata. Praticamente ha... Li fa 5 in 1 perché li asciuga, li piastra, li fa lisci, li fa ricci, li fa come volete, con le onde più morbide, con le onde meno morbide. Questo è il phon, vedete? Cioè, il Dyson, raga, è uguale identico, solo che il Dyson, come vi ho detto negli altri vlog, costa 500 e passa euro da Sephora. E raga, guardate, 50 euro. Io spero, perché sennò ho buttato via i miei soldi, speriamo di no. Comunque, io adesso stacco un attimo questo vlog perché registro subito il video dove vado a lavarmi i capelli e lo provo insieme, che voi appunto, come vi ho detto prima, Katia l'ha detto mille volte, lo vedrete venerdì, e perché raga, non vedo l'ora di provarlo. Questo è il phon, qua c'è la... sì, ovviamente, adesso è staccato dalla spina, c'ha la sua presa, c'ha il filo, e qua si accende e si spegne. Esce l'aria calda e ci si asciuga i capelli. Io sono super emozionata, credetemi. Su TikTok lo vedevo dappertutto e ho detto, sai che c'è? Alla fine non volevo prenderlo subito. Ho detto, guardo un po' di video recensioni, però non ne ho visto uno brutto di video recensione. Ho detto, buon, perfetto, mio. Ha delle varie spazzole all'interno, come vedete. Questa anche per fonarli e... farli un po' lisci per poi passare alla piega, qua, cos'è, un pezzo di plastica, e poi ha i vari accessori, insomma, per fare le onde un po' più larghe, un po' più strette. Non vedo l'ora di provarlo, insomma. Volevo farvi vedere anche, oltre a questo, che è il nuovo acquisto super che ho fatto, speriamo, crociamo le dita perché a vederlo mi sono innamorata, anche dal colore, guardate che meraviglia, è lo stesso colore della piastra che mi ha regalato il Cria Natale della Steampot per Barbie. E visto che faccio la commessa alla Cry, ieri ho preso anche due cosine alla Cry, mentre il Cria è andato a fare la spesa all'Eurospin, che avete visto già, io ho preso due detersivi e un ombrello perché mi si è rotto, mi prude il naso, devo pulire anche le sopracciglia che mi si è rotto. Allora vi faccio vedere le due cosine che ho preso alla Cry. Ho preso due detersivi, sto andando in fissa, diciamo la mia nuova fissa, con i detersivi della Nuncas. E raga, guardate cosa ho preso alla Cry. Oggi video in camera, no, dopo andiamo di là, adesso sto aspettando di passare il robottino, vedete questa canottierina è un po' troppo scollata. Ok, allora adesso devo passare il robottino in casa, come solito, ormai lo sapete i misteri che faccio la mattina, sto aspettando la lavatrice, intanto vi faccio vedere i detersivi che ho preso. Ieri quando sono arrivati, diciamo, i nuovi detersivi alla Cry, ho guardato un po' tra i detersivi, ho visto questi due detersivi che mi hanno ispirato molto. Io per via del camino continuo a comprare le tende, se mi seguite nei vari vlog durante l'anno e mi conoscete lo saprete benissimo, che col camino purtroppo, oltre ai muri che dobbiamo anche imbiancare perché sembrano bianchi in video, però sono un po' giallini, anche le tende. E allora ho visto questi due, eccoli qua, questi due detersivi della Nuncas, e mi hanno incuriosito, tende 1 e tende 2. Tende 1, questi costano 6 euro e qualcosa l'uno, diciamo che la Nuncas è una marca
non economica, però molto valida. Allora, il lavatende numero 1 praticamente dice che un detergente specifico rimuove l'ingiallimento efficace già a freddo. Sono molto curiosa. 10 lavaggi per tende bianche, questo è il detersivo. Fatemi sapere giù nei commenti se l'avete mai utilizzato o l'avete mai provato, perché sono molto curiosa e soprattutto non vedo l'ora di provarlo. Invece l'altro è il tende numero 2, eccolo qua, sempre della Nuncas, però è un additivo ravvivante, dona consistenza e protegge da fumo, polvere e ingiallimento. Cioè, mi hanno incuriosito tutti e due, il numero 2 ancora di più, anche questo per tende bianche e questo è il detersivo. Vedete, tende 1 e tende 2, non vedo letteralmente l'ora di provarli, anche perché una mia amica, che io prima di prenderli mi consulto sempre con una mia amica che purtroppo non vedo l'ora di vedere perché lei è a Milano e siamo lontane, io ho tutti gli amici là a Milano e mi ha detto: "Amo, prendilo perché è troppo bello, io lo uso, lo uso, lo uso." Ho detto: "Sai che c'è? Ma fa un bagno." Li prendo tutti e due, ero indecisa, ma infatti l'ho chiamata, tipo gli ho detto: "Ma prendo l'uno, prendo il due." E lei mi fa: "Sai cosa devi fare? Devi prendere tutte e due." Boh, prese tutte e due. Oltre a questi qua, che ovviamente vi tengo aggiornati e lo utilizzeremo insieme, ho preso un ombrellino. Questo l'ho pagato 3, sì, 3 euro, 13,90 euro, spero si veda. Visto che mi si era rotto, è un ombrellino tutto rosa. Guardate che bello, piccolino, col suo... Mamma mia, aiuto, non lo apro in casa perché io sono molto... Diciamo che porta sfiga, secondo me, anche per voi. Voi ci credete a queste cose? Comunque, questo è l'ombrellino tutto fucsia. 13,90 euro è una bella cifra, però mi sa di valido, non mi sa di ciofegata, non so come dire. Comunque, questa è la sua custodia e l'ho voluto prendere. E questi erano i miei piccoli acquisti da Cry, mentre il Cri era l'Eurospin. Praticamente pratico ombrello dotato di apertura automatico, questo Blue Drop si chiama. Sono molto contenta, infatti questo finisce dritto, dritto, dritto perché ultimamente sto facendo di quelle tempeste, ma non servono niente perché c'è la tempesta di notte e essendo che comunque non è normale tutto questo caldo, di giorno evapora anche il calore dal bosco, essendo in montagna, dall'asfalto delle strade, quindi diventa ancora più caldo e più afoso. Quindi ci illudiamo quando piove, perché anche io quando vedo la tempesta di notte, che bello, infatti di notte si respira di più, ormai abbiamo imparato a dormire con le finestre aperte perché fa talmente caldo che si crepa e quindi la notte è bello ventilato, c'è un'arietta bella fresca, super bella e infatti anche se diluvia chiudo le persiane fuori ma lascio aperto le finestre, abbiamo sotto dei gommini quindi non entra l'acqua fortunatamente, dormiamo tranquilli, tutti freschi e sereni, la mattina afosissimo, cioè... Non ne posso più, però non mi lamento perché comunque se mi seguite lo saprete che qua da me il caldo dura proprio poco poco poco. E comunque sia, questi erano i miei acquistini da Cry. Adesso mi sa che ha finito la lavatrice, andiamo a vedere così stendiamo. Ormai la lavatrice la conosco, quando finisce fa la musica. La sentite? Adesso stendiamo, ieri ho messo anche in lavatrice tutte le mie spugnette, ma tantissime, così almeno si sono lavate tutte, perché ultimamente non lavo più pennelli e sono una stupida. Adesso tiro fuori tutto e andiamo a stendere. Adesso ho qua tutta la roba da stendere, non mi ricordavo che erano così tante, però guardate in lavatrice come vengono pulite. Parte un po' questa, che è quella che uso di più, si vede tutta rovinata e graffiata, però guardate. Perfette. Finito di stendere, ragazzi. E adesso corro a lavarmi i capelli e registrarvi il video del nuovo phon. Io spero che questo vlog vi sia piaciuto. Diciamo che è corto ma pieno di acquisti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spero che vi sia stato anche di compagnia. Vi aspetto su Instagram, ve lo lascio qua in alto. Su TikTok ve lo lascio giù nell'info box. Un bacio e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!